Buongiorno a tutti. Innanzitutto per l'8 marzo un augurio da Gilda TV a tutte le donne. Il governo, su proposta del ministro Profumo, oggi ha approvato definitivamente il regolamento che istituisce e disciplina il sistema nazionale di valutazione per le scuole pubbliche e per le istituzioni formative accreditate dalle regioni. Il capo dipartimento per l'istruzione, Lucrezia Stellacci, ha dichiarato al Sole 24 Ore che il sistema nazionale di valutazione appena licenziato permette di accedere ai fondi strutturali europei nel prossimo settennio, evitando ulteriori ritardi che l'Italia non può permettersi. I soggetti previsti del nuovo sistema di valutazione sono tre: l'Invalsi, l'Indire e il contingente ispettivo. In collegamento con Roma abbiamo il vice coordinatore nazionale della Gilda, Gianluigi Dotti. La Gilda degli insegnanti aveva già espresso un parere fortemente negativo sulle prime due proposte del ministro Gelmini che tendevano a valutare il merito degli insegnanti e le scuole, premiandone solo una parte, il 25%. Il regolamento sulla valutazione approvato oggi dal governo, pur non contenendo alcuni elementi negativi dei precedenti progetti, come gli elementi sanzionatori e quelli di premialità, rimane tuttavia un progetto su cui la Gilda esprime un giudizio fortemente critico. Innanzitutto la questione della fretta della sua approvazione. In questo momento, in questo anno scolastico, 300 scuole in Italia stanno sperimentando la prima bozza di questo progetto e sarebbe stato utile, secondo la Gilda, aspettare i risultati di questa sperimentazione per introdurre quei miglioramenti necessari alla condivisione del progetto di valutazione delle scuole. Un punto ancora più critico è il ruolo dell'Invalsi all'interno del processo di valutazione delle scuole. In questo caso proprio l'Invalsi ha il compito preponderante di proporre protocolli di valutazione, programmi delle visite delle scuole da parte dei nuclei di valutazione, indicatori di efficacia e efficienza che permettono di identificare le scuole in difficoltà, indicatori per la valutazione dei dirigenti e alla fine di stilare un rapporto sul sistema scolastico formativo. In questo caso il ruolo dell'Invalsi è molto molto forte e sicuramente va sperimentato, valutato e naturalmente migliorato. Gilda TV ha raccolto l'opinione di Eugenio Tibaldi, dirigente scolastico di un istituto comprensivo di Napoli. La valutazione in realtà fotografa solo la situazione e ci dice, per quanto riguarda gli apprendimenti, che il Sud in generale sta peggio del Nord e le scuole dei quartieri disagiati stanno peggio delle scuole dei quartieri benestanti. E allora perché si insiste sulla valutazione anziché fare le riforme che servono alla scuola? Perché si sono messi in piedi due carrozzoni, l'Indire e l'Invalsi, che vivono di valutazione, e perché non si sa cosa far fare ai nuovi ispettori che verranno nominati dal concorso. Oppure si dice perché l'Europa ce lo chiede. Allora basta farla per campioni la valutazione e così sapremo lo stato degli apprendimenti al nord, al sud, nelle varie regioni e nelle varie scuole con contesti sociali diversi. Ciò che contesto è che si leghi valutazione e premialità alle scuole. Significa che le scuole che sono situate in zone a rischio di degrado sociale, come nello Zen di Palermo, o ai quartieri spagnoli, o a Scampia di Napoli, saranno penalizzate due volte. Perché sono in un contesto difficile dove affermare la legalità è una lotta quotidiana e perché avranno meno soldi per il funzionamento. Meno soldi saranno dati anche... Per concludere la parola a Gianluigi Dotti. In conclusione, altri due punti di debolezza di questo regolamento devono essere messi in evidenza. Il primo, il mancato coinvolgimento dei docenti, della componente docenti, nella discussione e preparazione di questo regolamento.
In secondo invece la mancanza di investimenti a supporto della valutazione. In tutta la letteratura scientifica sulla valutazione impostata in questi anni nelle varie regioni, nelle varie nazioni europee e negli Stati Uniti, porta a definire la valutazione come un'attività molto onerosa. Bisogna quindi investire sulla valutazione se si vuole che la valutazione sia efficace ed efficiente. Tutto questo al regolamento manca. Un saluto da Giga TV. Arrivederci.